Salve, buongiorno a tutti, benvenuti al consueto appuntamento del fine settimana. Una settimana a doppia mandata, nel senso che abbiamo assistito alla prima giornata lunedì 23 marzo con chiusure al di sotto alla parità, poi la parte centrale della settimana, ovvero martedì, mercoledì e giovedì, con ottime performance per quanto riguarda sia per quanto riguarda le principali piazze finanziarie europee, ma anche per quanto riguarda Wall Street, che riesce a chiudere con delle ottime performance. Invece poi l'ultima parte della settimana, ovvero l'ultima seduta di ieri, chiude di nuovo in ribasso, dovuto fondamentalmente ad i crescenti timori da parte sull'impatto economico della pandemia del coronavirus, che appunto portano scompiglio ai mercati proprio nell'ultima seduta della settimana. Ovviamente a pesare sui listini europei, soprattutto anche la notizia da parte del braccio di ferro dell'Unione Europea, in particolare in primis dalla Merkel, quindi dalla Germania, riuniti che sono Si sono riuniti un'altra volta sia giovedì che venerdì in videoconferenza ed in pratica non hanno annunciato nessuna nuova azione specifica per aumentare la risposta fiscale dell'Europa alla crisi innescata appunto dal coronavirus. Accelerazione quindi al ribasso, soprattutto nella seconda parte di giornata, con l'emergere di dati negativi sui contagi, in particolare per quanto riguarda gli Stati Uniti, in particolare anche per la Spagna, e la positività Covid-19 anche del primo ministro inglese Boris Johnson. Quindi ovviamente c'è una spaccatura in atto, infatti c'è soprattutto Conte insieme questa volta anche la Francia si è schierata vicino all'Italia con la Spagna, la Slovenia, quindi ed altre la Grecia ed altre nazioni europee. Da quell'altra parte invece abbiamo la Germania, la Danimarca, la Finlandia, quindi altri paesi nordici. Ovviamente c'è questa spaccatura dove appunto hanno dato indicazioni, soprattutto Conte, 10 giorni di tempo, quindi ha dato un diktat all'Europa, al resto dell'Europa, per trovare una soluzione per evitare di poter cadere nelle trame maledette del MES, appunto nelle trame del MES, che sarebbe, o meglio, più conosciuto come fondo salva stati, che ovviamente nessuno vuole cadere in questa graticola, e praticamente hanno indicato 10 giorni di tempo, soprattutto dalla conferenza stampa di Conte, altrimenti l'Italia fa per sé. Quindi sta iniziando a dare segnali, scricchiolii. L'Europa si è praticamente, purtroppo, durante il corso degli anni, giorno per giorno, si è, diciamo, in diverse, in più riprese, quindi è stato sempre un'Europa ad doppia velocità, che viaggiava su un binario differente, quindi totalmente diversa da quella che praticamente inizialmente si riusciva ad predicare, diciamo, i caposaldi. Stanno saltando un po' la fase l'Unione, la cosiddetta Stati Uniti d'Europa, ovviamente in questo momento con questa crisi pandemica sta debellando buona parte, diciamo, molti, ci sta facendo molti morti, molti contagiati, ma sta minando anche la solidità e le fondamenta dell'Unione Europea. Bene, detto questo, andiamo a vedere anche che cosa è successo per quanto riguarda proprio i valori dei listini europei. Andiamo a vedere un po' i listini, quindi seduta ovviamente da dimenticare, soprattutto per Londra e Parigi, che chiudono rispettivamente a meno 5,24, a meno 4,14
scusatemi, meno 4,23%, in caduta libera anche Francoforte a meno 3,71% e Madrid che segna una discesa di ben meno 3,55% punti percentuali. Diciamo che anche Wall Street ha chiuso ieri sera con cospicue perdite, con il Dow Jones che chiude a meno 4,06%, l'S&P 500 a meno 3,37% e il Nasdaq che chiude a meno 3,91%. Gli investitori restano concentrati sulla diffusione del coronavirus e soprattutto sull'impatto economico dopo che il numero dei casi contagiati negli Stati Uniti continua a salire, superando addirittura Cina e l'Italia. Per quanto riguarda invece Piazza Affari, il listino milanese, dopo delle ottime riprese, soprattutto come appunto d'altronde anche le altre piazze finanziarie europee durante la parte centrale della settimana, cede questa settimana il meno 3,04%, chiudendo a 16.822 punti. A Piazza Affari la seduta è stata molto difficile, soprattutto per il comparto bancario, colpito pesantemente con perdite su Unicredit di meno 5,33%, Mediobanca a meno 6,14%, BPER meno 6,44%, Banco BPM meno 4,88% e Intesa San Paolo quasi al meno 0,4%. Ovviamente sul mercato, anche sul settore bancario, si praticamente si guarda alle ripercussioni della crisi del Covid-19 che intaccherà non poco sulle banche, costringendo alcuni allo stop del dividendo. In rosso anche Azimut, alcuni titoli del risparmio gestito, come che chiude a meno 6,65%, e Fineco Bank a meno 6,45%. Ovviamente il peggior titolo della giornata è stato Buzzi a meno 8,72%, a pesare downgrade di Equitasim ad Ahold dopo la call della società che ha confermato le incertezze legate all'evoluzione del business delle aree più colpite da Covid-19. Bene, detto questo, andiamo ad analizzare la situazione invece per quanto riguarda le news che sono state rilasciate proprio ieri, 27 marzo. Sul fronte da dimagro, quindi da segnalare gli utili delle industrie cinesi che sono crollate del 38,3% a livello annuale nel periodo tra gennaio e febbraio a causa dell'impatto dell'economia. Per quanto riguarda l'Italia, a marzo 2020 l'Istat stima una forte diminuzione sia nell'indice del clima della fiducia dei consumatori e sia dell'indice composito del clima di fiducia delle imprese. I dati statunitensi invece hanno riportato spese personali per consumi in salita dello 0,2% a livello mensile a febbraio, meno di quanto previsto dal consenso degli economisti che si aspettavano un dato pari a più 0,3% con il deflattore dei consumi, ovvero l'indice dei prezzi alle spese del consumo personale, è cresciuto lo 0,1% su base mensile ed è aumentato dell'1,8% anno su anno. L'indice di fiducia dei consumatori americani elaborato dall'Università del Michigan, secondo la lettura finale di marzo, si è attestato a 89,1 punti, al di sotto del dato preliminare a quota 95,9 punti. Il dato ha anche deluso il consenso degli economisti a quota 95 punti. Bene, detto questo, passiamo invece ad analizzare la settimana prossima, i prossimi appuntamenti macroeconomici della prossima settimana, anche se, come tengo a precisare, soprattutto durante per chi mi segue da un bel po' di tempo, durante le dirette sia mattutine che pomeridiane, diciamo che ho le notizie macroeconomiche, in pratica lasciano un po' il tempo che trovo perché il tutto viene coperto letteralmente, quindi viene condizionato dagli eventi relativi al virus.
Ma andiamo a vedere un po' la situazione. Lunedì 30 alle ore 15 dagli Stati Uniti contratti pendenti di vendite di obbligazioni relative al mese di febbraio, martedì 31 marzo alle ore 7 dalla Gran Bretagna il PIL del quarto trimestre, quello annuale, poi passiamo ad analizzare alle ore 8:55 la variazione del livello della disoccupazione della Germania del mese di marzo, sempre allo stesso orario il tasso di disoccupazione di marzo, alle ore 10 l'indice dei prezzi al consumo della zona euro sia di marzo che annuale, alle 13:30 dal Canada il PIL di gennaio, alle ore 15 il rapporto sulla fiducia dei consumatori di marzo e poi attenzione alle ore 16 abbiamo l'in-meeting OPEC che appunto all'ordine del giorno sarà appunto la situazione relativa a proprio al crude oil, alla produzione di crude oil, quindi ci potrebbero stare dei dati interessanti alle ore 16. Andiamo a vedere invece a mercoledì 1 aprile. Mercoledì 1 aprile a mezzanotte 50 abbiamo l'indice Tancan dei grandi produttori manifatturieri del primo trimestre. Alle ore 7 dalla zona euro le vendite al dettaglio della Germania di febbraio. Alle ore 8:55 l'indice dei direttori di acquisti del settore manifatturiero di marzo. Alle ore 9 indice PMI manifatturiero di marzo. Alle ore 9:30 dalla Gran Bretagna l'indice dei direttori degli acquisti del settore manifatturiero di marzo, alle ore 10 dall'Europa il tasso di disoccupazione di febbraio, alle 13:15 dagli Stati Uniti variazione dell'occupazione agricola ADP di marzo, alle 14:15 indice dei direttori degli acquisti del settore manifatturiero di marzo, alle ore 15 indice SM dell'occupazione manifatturiera di marzo ed alle 15:30 le scorte di petrolio greggio. Bene, passiamo a giovedì 2 aprile alle 9:30 dalla Gran Bretagna l'indice dei direttori degli acquisti del settore delle costruzioni di marzo, alle 13:30 le richieste iniziali dei sussidi alla disoccupazione, poi alle 13:30 sempre dagli Stati Uniti abbiamo il saldo della bilancia commerciale di febbraio. Partiamo poi, finiamo con venerdì 3 aprile, prima giornata primo venerdì del mese all'1:30 dall'Australia le vendite al dettaglio di febbraio, alle ore 9 dalla zona euro l'indice dei direttori degli acquisti del settore dei servizi di marzo, alle 9:30 dalla Gran Bretagna l'indice PMI composito di marzo, poi l'indice dei direttori degli acquisti del settore dei servizi di marzo, poi alle 13:30 i non farm payroll. Quindi essendo primo venerdì del mese, alle 13:30 tasso di disoccupazione di marzo e indice ISM non manifatturiero di marzo. Quindi questo è il calendario macroeconomico della settimana. Bene, detto questo, come da consigliere, prima di poter passare alla seconda parte per poter andare ad analizzare i movimenti, le forze tra le valute, voglio presentare soprattutto che ho visto, grazie per la vostra presenza, soprattutto nell'ultima sessione, nell'ultima seduta, nelle ultime settimane, ho incrementato il numero di follower durante le video analisi, anche perché siamo a casa forzatamente, ma lo dico, quindi restiamo a casa, diciamo, ne vale la pena per la nostra salute, per il nostro futuro, evitiamo appunto questo virus fondamentalmente. Prima ce ne usciamo per noi, meglio è per l'Italia, meglio è per tutti, quindi siamo positivi e siamo fiduciosi del futuro. Per quanto riguarda quindi la situazione per chi ovviamente resta a casa, potete seguirmi all'interno della diretta live durante tutta diretta live dalle 8:30 alle 10 e poi dalle ore 15 alle 15:30, 15:40, dove praticamente qua, diciamo, trovate una serie di informazioni che all'interno della diretta di che cosa, quindi le sessioni, due sessioni al giorno, analisi in tempo reale, didattica sul campo, chat interattiva. Qua potete iscrivervi alla diretta live, qua trovate altre informazioni per chi vuole
a avere ulteriori informazioni di che cosa, come si svolge la diretta live, di che cosa parliamo, soprattutto il contesto operativo. Però insieme alla diretta live ovviamente abbiamo anche la chat Telegram che fondamentalmente potrebbe, è molto interessante da coadiuvare insieme anche alla diretta live. Però per chi non può seguire la diretta live potrebbe anche seguire unicamente la chat Telegram, dove qua troverete una segnale di trading, analisi e previsioni a cura di analisti teletrade e professionisti indipendenti. Qua trovate tutta una serie di indicazioni e niente, adesso vi faccio vedere un po' come c'è la diretta live, eccola qui. Quindi abbiamo, vedete, queste sono le operazioni in cui ho spostato lo stop loss a break even che ho mantenuto a mercato. Dopo andiamo a analizzare la situazione. Queste sono le ultime operazioni chiuse, gli ultimi target, alcune le ho cancellate. Queste sono le ultime analisi, vedete le varie notizie breaking news durante la giornata, le varie analisi, quindi i quotidiani vari, ovviamente per chi resta a casa. Quindi ho dato, vedete, breaking news: la mattina si parte con la guida ai principali eventi della giornata odierna, l'agenda macroeconomica, tutta una serie di ulteriori analisi, i nostri pannelli di controllo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi la situazione è quindi con la rivi di analisi serale, quindi vedete, diciamo, è un contenitore, una finestra all'interno del mondo degli investimenti, perché non si parla solo di valutario, vedete, si parla di commodity, del crudo, dell'oro, anche operazioni sugli indici, operazioni anche in ambito azionario. Bene, detto questo, andiamo a vedere, passiamo alla seconda parte, quindi partendo dall'analisi dei nostri. Andiamo a vedere prima la settimana come è chiuso per quanto riguarda alcune indicazioni interessanti che spesso le analizziamo durante la settimana. Partiamo appunto dalle forze dai future. Andiamo a vedere un po' come si sta comportando. Eccolo qui. Quindi andiamo a vedere un po' la settimana. Settimana che vede al momento giornaliero un VIX, ovviamente borse giù, quindi VIX che chiude in salita a 16,62. Quindi il valutario, abbiamo ancora il dollaro che praticamente è quello che sta perdendo di più. Infatti lo vediamo soprattutto sull'euro-dollaro, di cui siamo ancora long a mercato. Anche su sterlina d'oro siamo long a mercato, con la sterlina che praticamente sta lasciando, diciamo, sta staccando diciamo, la banchina, diciamo così, si sta portando in alto mare per seguire una forte e decisa tendenza rialzista. A seguire abbiamo il dollaro australiano, lo yen, il franco, dollaro della Nuova Zelanda. Questo è per quanto riguarda venerdì. Per la settimana ancora, anzi no, quindi andiamo a vedere anche per quanto riguarda ieri, ritornando al discorso di ieri, abbiamo l'oil che tradiamo è ancora negativo, infatti abbiamo preso profitto su un sell. Gli indici ancora, vedete, girano ancora negativi e i metalli, tra cui l'oro, interessante se ci si trova a meno 1,25, dove la prossima settimana, se continua così, potremmo avere qualche indicazione ribassista. Dopo andiamo a vedere graficamente. Settimanale, vedete, abbiamo sempre la sterlina, la più forte valuta da battere a 7,6, dollaro della Nuova Zelanda a 6,34, dollaro australiano a 6,22, euro 4,58, mentre il dollaro meno 4,96%. Per quanto riguarda la situazione relativa invece agli indici, gli indici questa settimana, diciamo la parte centrale, ha fatto sì che ha spinto al rialzo. Vedete, queste sono le percentuali della settimana, quindi ottimi performance, hanno, diciamo, guadagnato, diciamo, hanno recuperato buona parte del terreno perso nelle scorse settimane. Metalli, oro ancora positivo, questo insomma. Poi andiamo a vedere invece, siccome siamo alla fine marzo, andiamo a vedere anche il primo trimestre del 2020.
Allora, indici è ancora giù, vedete, quindi dal 1º gennaio c'è ancora una tendenza ribassista, però diciamo piano piano il primo si sta portando fuori da questa zona, è proprio il Nasdaq. Per quanto riguarda i titoli energetici, l'oil ha perso parecchio, meno 64,61 questo primo trimestre. Poi andiamo a vedere i metalli, l'oro che si mantiene positivo a 7,41 e infine le valute. Valute che vede al momento ancora franco e dollaro, primi posti positivi conseguiti da Oriente, però il dollaro sta perdendo, adesso sta perdendo smacco, vitalità. Sterlino ancora negativo, dollaro canadese meno 6,45, dollaro della Nuova Zelanda, dollaro australiano meno 10,05 e meno 11,93%. Per quanto riguarda invece la situazione legata alla Best and Worst, che di solito la mattina la guardiamo sempre, giornaliero, queste sono, vedete, sterlina ieri ha puntato parecchio su 10,51, quindi ottima performance per quanto riguarda la sterlina. Dall'altra parte, il rovescio della medaglia invece è rappresentato dal dollaro americano a meno 10,47, dollaro canadese meno 7,89. A seguire la sterlina abbiamo dollaro australiano e dollaro della Nuova Zelanda più 6,18 più 3,40%. Mentre invece per la settimana ancora la sterlina fortissima, meno 6,81, dollaro meno 3,43. Queste sono le percentuali della settimana. Quelle del mese al momento siamo quasi a chiusura, quindi abbiamo ancora le due valute che io analizzo soprattutto la mattina, sapete. Quella è molto sensibile, che mi dettano, quindi che mi anticipano un po' quello che potrebbe succedere nel corso della giornata. Dollaro australiano e dollaro della Nuova Zelanda sono ancora in negativo, però piano piano stanno recuperando. La giornata chiude ovviamente per gli indici tutta loss. Per invece questa settimana, vedete, hanno dato, come abbiamo visto prima, delle movimentazioni rialziste interessanti. Bene, per la seconda parte è tutto. Questi sono, vedete, anche gli indici, che anche le chiusure Dow Jones meno 4,06, S&P 500 meno 3,37. Quindi abbiamo il Nasdaq meno 3,91%. Il Nikkei al momento chiude a più 3,88%. Bene, per adesso è tutto per la seconda parte. Adesso passiamo alla terza parte, ovvero l'analisi delle sette major. Quindi, come da consuetudine, l'analisi di oro e di oil, e poi l'analisi dei tre indici, quelli che di solito andiamo a controllare spesso, ovvero il DAX, il Nasdaq e il Dow Jones. Ok, bene, quindi. Allora, bene, partiamo quindi dall'euro-dollaro. Euro-dollaro, ovviamente, siamo long al mercato, abbiamo incrementato le posizioni di acquisto proprio ieri, dopo aver preso un primo target, quindi due sono le cose. In questo momento abbiamo due operazioni, di cui la prima operazione abbiamo raggiunto. Allora, la prima operazione inserita proprio all'inizio di questa settimana, senza praticamente senza target, quindi free. Abbiamo già spostato lo stop loss a break even dell'operazione, ed in questo momento vedete stiamo esattamente a 350 punti. Siamo partiti da qua. La seconda operazione inserita proprio ieri, velocemente, è partita subito forte, ed abbiamo raggiunto il primo target 1,1085. Poi abbiamo spostato la seconda lo stop loss a break even per la seconda operazione con il target posizionato, eccolo qua, posizionato ad 1,1230, quindi manca in questo momento 90 100 punti scarsi, e dal momento su questa stiamo a 120 punti. Adesso vi spiego un po' la situazione, come è nata questa analisi proprio dall'inizio della scorsa settimana e perché ci siamo messi long a mercato. Vedete questi cerchi qua, 1, 2, 3? Bene, questi qua sono dei cicli che
che analizzati non in base al ciclo dei prezzi, ma che è stato analizzata la situazione in base praticamente al ciclo del cotto. Per una analisi, diciamo, più semplice, più facile, quindi senza andare a vedere i vari grafici cotto e non cotto, ho preferito, come ben sapete, utilizzare un meccanismo, diciamo, molto interessante, quello che trovate all'interno di Investing, molto semplice. Potete sulla barra qua degli indirizzi, una volta che siete entrati su investing.com, posizioni speculative nette, vi escono e trovate quindi tutte le varie posizioni riferite secondo la CFTC, ovvero quello che riguarda appunto l'organo ufficiale che per quanto riguarda che va a dirimere il COT ogni fine settimana, ovvero il Commodity Future Trading Commodity relativo appunto al Chicago Board Exchange. Bene, detto questo, andiamo a vedere quello che è successo. Già la scorsa settimana avevamo una situazione molto interessante per il semplice motivo che dopo, vedete, prolungo un po', eccoci qua, vedete, dopo tantissime settimane dove praticamente, questo potete andare a ritroso del tempo, però va bene così, praticamente dopo tantissime settimane, vedete, con i dati tutti negativi, a partire, prendo un altro colore, no, questo non si vede bene, prendiamo il celeste, sì, ok, il celeste si vede bene. Allora, a partire quindi l'ultima volta, dato negativo è stato, neanche si vede bene, vediamo questo qui. Ok, l'ultima volta è stato quello del 13 marzo, 2020, dato negativo. E che seguivano tutti quanti le altre. Ciò vuol dire che le posizioni nette, le net position, erano a favore dei venditori. Ok? Pendevano come una bilancia, pendevano a favore dei venditori. Tranne che poi la situazione è cambiata letteralmente, quindi si è capovolto, quindi posizioni nette, net position a favore non più dei venditori, ma dei compratori, quindi dei big che vanno sui contratti future. È partita già dal 20 marzo. Vedete, il 20 marzo abbiamo un dato positivo, quindi totalmente diverso rispetto al passato. Ok? Quindi c'era la possibilità di un cambio ciclo. Ok? Da positivo a negativo. Ieri, 27 marzo, venerdì, è stato elaborato di solito alle ore 8:30. Investing va appunto ad elaborare questi dati. Ha aggiornato la tabella. Abbiamo 61,3, eccolo qua, vedete? 61,3 quindi va a confermare questo nuovo ciclo positivo, quindi da 32,5 passiamo a 61,3, ciò vuol dire che il numero dei contratti future di acquisto stanno aumentando, quindi stiamo all'inizio di un ciclo, ok? Quindi questa situazione, ovviamente, se andiamo a guardare il grafico, vedete qui è il ciclo, finisce il ciclo ribassista, inizia il ciclo rialzista, quindi dal 12 maggio, dall'inizio fine mese aprile, inizio mese di maggio 2017, ciclo 1, io l'ho chiamato 1 e l'abbiamo messo sul grafico. Eccolo qua, vedete, ciclo 1 e siamo proprio vedete, sarebbe inizi del mese di maggio, fine mese di aprile. Stiamo qua, ok? 2017 e stiamo qua, vedete? E qua è partito il ciclo rialzista. Ovviamente il ciclo rialzista è come una campana, no? La stessa cosa dei cicli, però visto in una maniera un po' diversa. Quindi qua si inizia ad abbassare e dove abbiamo la chiusura del ciclo ribassista, però che già è partito da qua perché praticamente vedete qua i dati, le posizioni nette, le net position positive stanno già diminuendo, però da qua sarebbe il secondo ciclo inizio, vedete, sarebbe fine mese di ottobre, fine mese di settembre 2018, fine settembre, inizio di ottobre. Andiamo a vedere, è questo qua. Vedete? 30 settembre,
7 ottobre, quindi questa è la settimana. Attenzione, per non facciamo confusione, il COT si analizza dal settimanale in poi. È preferibile il settimanale, giornaliero è 4 ore, è sbagliato. Ok? Perché sono dei dati che riguardano dati settimanali, quindi di posizionamento, operazioni di posizionamento, operazioni di lungo termine, a titolo di investimento, non operazioni spot. Ok? Bene. Qua parte il ciclo ribassista. Abbiamo detto all'inizio del mese di ottobre, ritorniamo a prima, eccolo qua, vedete? E parte il ciclo ribassista. Questo ciclo ribassista, fondamentalmente, le ultime 2 giornate che abbiamo visto qua, le ultime 2 settimane, ha dato un segnale positivo ed è il ciclo 3, l'ho chiamato, che sarebbe questo, è partito da qua, vedete? Quindi inizio, ciclo rialzista, la campana, la vedete? Che abbiamo visto sul. Poi qua inizia il ribassista e finisce qua. E qua inizia un altro ciclo, quello rialzista, che abbiamo visto prima per le net position. Da qua dovrebbe continuare la sua salita. Ok? Bene, quindi ci siamo messi long appunto per questo. Questo è stato il primo operazione di a titolo di posizionamento long sul settimanale. E poi abbiamo messo anche altre operazioni, un'altra operazione ieri sul giornaliero, ma soprattutto, cioè, anzi, sul 4 ore è un tipo di posizionamento, quindi di volta in volta, però il posizionamento più importante è quello di 350 punti che siamo partiti qua. Poi ogni volta che abbiamo sul 4 ore un'indicazione long, ci mettiamo, iniziamo a mettere altre posizioni come appunto abbiamo fatto ieri. Questo è stato il primo elemento. Però ovviamente questo elemento va ad lo andiamo ad questo è il primo analisi del COT che è cambiata la view da negativo a positivo, quindi posizionamento long. Ora andiamo ad analizzare la situazione relativa al dollar index, dove diciamo per avere la prova del 9. Bene, andiamo a vedere il dollar index, che cosa è successo? Ci portiamo sempre su investing. E allora, magicamente, questa è l'ultima settimana. Siamo su un grafico settimanale, vedete? Eccolo qua, S, grafico settimanale. Il future dollar index, per chi non è a conoscenza, è la misura, la forza del dollaro americano rispetto ad un paniere di valute, che praticamente all'interno del paniere di valute abbiamo l'euro, diciamo ognuno ha una certa forza, 57-60% dell'euro, poi abbiamo la sterlina, lo yen e via di seguito, quello è più importante. Detto questo, l'ultima volta, vedete, ha raggiunto una zona di supply. Ha raggiunto questa zona che in area 103-104, vedete il prezzo, che non veniva raggiunto dal 2017. Eccola qua, vedete? Che cosa ha fatto? Ha risentito di questa zona, zona fresca, verde, perché è stata la prima volta, e da qua c'è stato un crollo. Vedete? Io ieri c'è stato un tentennamento proprio ieri su questa zona, su questo supporto, vedete questo è il supporto qui, qui e via di seguito, e poi dopo ha crollato. Il prossimo supporto c'è stato questo crollo, quindi ha continuato, quindi ha fatto una correzione, non si vede, dopo andiamo a vedere su H4, sul grafico, e quindi ho sfruttato la correzione per entrare un'altra volta long a mercato su euro dollaro. Ok? Quindi la forza è dollaro americano, il dollaro americano sta perdendo forza, è arrivato qua, e quindi ecco perché abbiamo un'ulteriore prova che euro-dollaro potrebbe continuare. Quindi questa è un'ulteriore prova di una debolezza del dollaro in tutti gli scenari, anche nei confronti dell'euro, e quindi ci siamo messi long su, cioè ci ha confermato ulteriormente il long su euro-dollaro. Abbiamo superato quindi il 99,22. Prossimo supporto potrebbe essere questo, ma se supera anche questo potrebbe essere questa zona di demand, vedete, dove
ci sono state delle ripartenze. Questo è l'altro supporto che potrebbe arrivare il prezzo. Ok? Quindi da queste indicazioni, vedete, siamo tornati, abbiamo ovviamente queste operazioni le andiamo ad analizzare in ottica di più lungo termine, ovviamente. Ci siamo messi long, quindi rimaniamo long su euro-dollaro. Poi ieri sul giornaliero ho visto questa correzione, vedete dove mi sono andato. Non guardate questo pattern armonico perché l'indicatore, ripeto, non è stato ancora confermato. L'indicatore potrebbe scomparire, cioè il pattern armonico tracciato dall'indicatore potrebbe anche scomparire. Ed guardate come sono entrato al mercato, in pratica sono entrato al mercato su questa correzione, vedete, si è appoggiato su questo livello di prezzo e da qua è partito un altro long, vedete, da qui ho aspettato, qua primo target e poi ho un secondo target posizionato qua. Quindi e questa è la situazione. Bene, vedete, quindi aspettiamo, quindi di volta in volta, ogni volta, quindi da qua potrebbe anche fare una correzione e quindi ci andiamo a mettere di volta in volta long. In quanto abbiamo quelle indicazioni, sia il cotto, diciamo, ha accelerato di più, da 32 è passato a 64, e anche ovviamente il dollar index. Bene, detto questo, adesso passiamo quindi all'analisi di dollaro yen. Bene, andiamo a vedere dollaro yen, un attimo solo che eccoci qua. Allora, andiamo a vedere dollaro yen che cosa ci offre. Allora, andiamo a vedere un poco, eccoci qua. Allora, per quanto riguarda dollaro yen, il settimanale c'è stato una, vedete qua era una trend line che la stiamo tracciata da un bel po' di tempo fa, ha risentito, è proprio arrivato su questa trend line e è caduto giù. Giornaliera, eccolo qua, movimento ribassista. H4 praticamente, anche soprattutto H1, qua andiamo ad analizzare proprio nel. Allora, vedete, questa trend line che stavamo seguendo da un bel po' di tempo, arrivato su questa zona, io attendo una conferma della rottura della trend line, ma anche delle zone che sono sotto. Vedete, qui si è formata una zona di demand, quindi ho aspettato che la rottura di questa zona di demand. Qua avevamo un'operazione, un sell, ho spostato lo stop loss a break even, poi si è chiuso in pari, però mi aspetto in quest'area una possibile correzione. Un attimo, ecco, proprio una correzione qua. Potrebbe, vedete, adesso potrebbe correggere, potrebbe fare, vedete, però da qua è partito un nuovo massimi e minimi crescendo, qua massimi e minimi decrescendo. Quindi aspettiamo una correzione la prossima settimana, potrebbe arrivare anche qua, potrebbe correggere su questo livello di prezzo, vedete? Questo è un indicatore che ho studiato insieme, non programmo, però in base delle mie indicazioni l'ho fatto costruire. Indicatore a 108, allora qua mi misura 108,30, qui potrebbe dare un segnale ribassista qua, e quindi possiamo mettere due target, vedete? Quindi la view al momento rimane ribassista, potrebbe anche fare, andando a prendere Fibonacci da qui a qui, potrebbe anche, interessante anche trovare. Ecco, vabbè, 50, siamo qua, questa è la zona. Ok? Quindi aspettiamo una correzione per poter entrare nuovamente sell al mercato. Sterlina dollaro. Il cable ho lasciato, ho spostato. Abbiamo due operazioni long, bellissime. Diciamo, ho spostato lo stop loss a break even. Qui sono entrato anche qua, vedete, sul giornaliero, ho aspettato ancora perché sul 4 ore doveva rompere questa zona. Poi l'ha rotta, sono entrato un po' troppo tardi, però sono entrato in corso. Ho aspettato questa correzione, fine correzione, mi sono messo long. Oh, ora, ritornando a 4 ore, ho messo due target, un primo target e un secondo target. Il primo target l'ha quasi sfiorato la sera, ho spostato lo stop loss a break even e niente, praticamente
qui siamo free trade. In questo momento le due operazioni siamo a 143 punti per ognuna delle due operazioni. Abbiamo il primo target ad 1,24 24,85, secondo target a 1,27. Beh, ovviamente, come da consuetudine, se fa una correzione entreremo, metteremo altre operazioni long. Qua sta seguendo l'indicazione rialzista, quindi continuiamo ad andare long. Quindi USD franco, anche su USD franco abbiamo preso profitto, abbiamo chiuso il target, abbiamo diverse operazioni, vedete anche qua ha rotto questa zona. Partiamo dal settimana, ha rotto anche questa zona qui, adesso dal celeste, zona di mano è diventata zona di supply. 4 ore, ha rotto questa zona, c'era la trend line, H1, questa era la trend line, vedete come l'ha rotta, qua ci siamo messi a mercato, questo non va bene così, e qua anche qua aspettiamo una correzione per poter metterci un'altra volta sell, eventualmente sell a mercato, quindi continuiamo il sell. Quindi anche qua la situazione, vedete come ha rotto questa trend line, quest'altra trend line, e niente, da qua potrebbe dare altre indicazioni. Questo lo possiamo anche togliere perché oramai è superato. Possiamo andare ad tracciare. Allora, andiamo, devo tornare un po' indietro, vediamo un poco. Da qua potrebbe, sinceramente, potrebbe anche crollare prima di fare la correzione. Vediamo come apre domenica sera. AUDUSD. Allora, anche su AUDUSD abbiamo preso profitto. Adesso siamo free trade su AUDUSD. Partiamo sul settimanale. Vedete, il settimanale ha chiuso da questo movimento. Avevamo una B, C, D. Con AB uguale a CD, e questo è formato da una flag in direzione opposta al movimento principale che rimane ribassista. Adesso vedete, l'ha chiuso e ad apprendersi questa zona, quindi sta ritornando diciamo, a reagire in questa zona di demand, e quindi potrebbe continuare il movimento rialzista. Quindi dovremo andare long. Quindi andiamo sul giornaliero. Ovviamente o si entra in corsa su degli spunti, diciamo su dei setup che io utilizzo, oppure aspettiamo una correzione. Bene, qua su 4 ore ha rotto questa trend line, vedete l'ha rotta. Prolungo Fibonacci fino a questo massimo, siamo su 4 ore, il 50,618 potrebbe essere questo interessante. Da qua ovviamente ha superato questa zona, adesso è una zona di demand. Da qua potrebbe fare una correzione. A fine correzione ci metteremo long. Eccolo qua, vedete? Qua ad corretto. Anche qua mi sposto. Allora, per poter entrare a mercato in vendita, ovviamente da qui a qui, questo non lo cancelliamo. Vabbè, abbiamo cancellato un poco tutto. Allora, questo qua è un supporto, micro supporto. Quindi vado ad tracciare. Abbiamo detto dobbiamo metterci longo, però potremmo anche sfruttare questo movimento in controtrend. 50, 61 e 8. Eccolo qua. Ok? Quindi la discesa e la risalita. Quindi aspettiamo, prolungo anche questa trend line, che vedete come va ad agganciarsi su questa zona, e niente, da qua aspettiamo che il mercato ci dia un setup ribassista per quanto riguarda AUD USD. Quindi vedete, anche AUD USD è interessante. Ovviamente sul 4 ore andremo a sfruttare il movimento rialzista, aspettiamo la correzione per poter entrare a mercato nuovamente long. Il setup interessante, un attimo solo, si potrebbe entrare a mercato se il prezzo rompe questa zona, vedete? Eccola qua.
Da qua abbiamo per andare serio 130 punti e poi dopo vediamo per un long. Andiamo su USD card. Allora, USD card, andiamo a vedere la situazione settimanale. Anche qua vedete ABCD che abbiamo visto prima, però all'incontrario, ha chiuso su questa zona di supply. Vedete, questo è storico, massimo storico, e poi è crollato. Vedete? Quindi qua dobbiamo seguire il movimento ribassista. Mi metto su 4 ore, ha rotto questa zona, quindi anche qua vedete mi ha formato una possibile zona. Adesso sono sell a mercato. Abbiamo spostato lo stop loss a break even e niente, praticamente potrebbe anche correggere, però nel caso in cui usciamo dal mercato usciamo a pari. Però la view da seguire resta quella ribassista. Ok, quindi aspettiamo altri setup ribassisti per il momento. Da qua è partito proprio il movimento, vedete, ha mantenuto questo massimo 1, 2, 3 e da qua poi potrebbe fare vedete, abbiamo 1, 2 massimi decrescenti, 2 minimi decrescenti, potrebbe fare un terzo massimo per poi andare giù. Andiamo su New Zealand dollaro. Allora, New Zealand dollaro settimanale, anche qua vedete devo restringere il grafico, anche qua 50, vedete come l'ha preso qui, ha chiuso questa zona e adesso sta ritornando, sembra che vuole ritornare, l'ha risalito qua, l'ha risentito questa zona, vedete, settimana long, eccola qua la settimana, breakout, vado su 4 ore e sul 4 ore, dopo che ha rotto questa trend line, vedete, siamo proprio in cambio di tendenza e da qua possiamo andare a costruire il cambio trend. Ok, vado ad inserire un Fibonacci. Adesso la prossima settimana dovremmo attenderci qualche movimento di correzione. A fine movimento di correzione, quindi ci andremo a mettere long. Attenzione, potrebbe essere questo lo cambio perché diventa una zona di demand, quindi mettiamo un livello celeste, quindi abbiamo questo, ok, qua potrebbe andare giù, potrebbe andare su questa zona per poter ritornare su. Siamo già buy a mercato, eh? Abbiamo spostato, in questo momento stiamo buy a mercato e stiamo a 40 punti di profitto. Niente, la view è rialzista. Ad ogni correzione ci metteremo long al mercato. Anche qua su H1 si vede bene. Vedete, qua possiamo anche cancellare queste trend line perché non ci servono più. Da qua è partito il long. E niente, diciamo che 1, 2, qui interessante. Zona di rimbalzo, anche qua è diventata zona di demand. Eccolo qui, prolungo anche questa trend line e qua potrebbe essere interessante. Siamo buy, io spero che il prezzo continui a salire e la correzione la fa più tardi, la inizia a farla dopo, in seguito. Ok, bene, questo è per quanto riguarda le major. Bene, ora passiamo alle commodity, al oro, oil e poi i 13. Bene, partiamo prima dall'oro, il gold. Allora, il gold, andiamo a vedere un po'. Fondamentalmente, in ottica giornaliera, si è un po' fermato in questa zona. Qua ci potrebbe stare. Abbiamo diverse shadow sia superiori che inferiori e qua il prezzo, due sono le cose, potrebbe congestionare, oppure se supera questa zona potrebbe andare a prendere di nuovo questo massimo, quindi passando per
la resistenza annuale a 1667-94, oppure potrebbe arrivare a 1702-25. Al di sotto questa zona, quindi, invece potrebbe ritornare sell. Quindi al momento diciamo che è ancora in stand-by la situazione, vedete, aspettiamo le prossime indicazioni che ci darà il mercato, quindi a partire proprio da lunedì. Quindi aspettiamo le partenze, i movimenti di lunedì per poi decidere cosa fare. Quindi questo lo analizziamo anche in ottica H4, vedete, quindi abbiamo in ottica H4, diciamo che abbiamo questa bearish bat, però proprio qua si vede questo non ci interessa. Abbiamo proprio qua, vedete come si in una zona di congestione, vedete, quindi dobbiamo ancora attendere maggiori indicazioni. Su H1 si vede molto bene, eccolo qua, vedete qua su H1 sono andato a possiamo inserire una zona, questa è una zona di demand, sopra una zona di supply dove il prezzo è imprigionato proprio in questa zona, vedete. Quindi la decisione si decide qua la partita, la prossima settimana. Andiamo sul US Crude. Allora, per quanto riguarda US Crude, abbiamo preso profitto ieri di 115 punti, se non erro, sell, dopo che il prezzo non ha rotto questa zona di supply, quindi ci siamo messi sell. Ora siamo a 19,49, cioè un minimo storico fondamentalmente. Dobbiamo vedere come questa settimana è stata negativa. Beh, che dire, al momento, ecco, restringo un po' più il grafico. Vediamo un po' quello che succede. Certo che vedere il prezzo dell'oil qua sotto è un evento storico fondamentalmente, quindi io aspettiamo anche martedì, dove avete visto che dal calendario macroeconomico dovrebbe esserci la riunione proprio dell'OPEC per quanto riguarda la situazione relativa al crude oil. Dopo martedì potremmo avere qualche indicazione in più, quindi aspettiamo. Questo diciamo che teniamo la situazione in stand-by, anzi prolungo anche queste due trend line, vediamo un attimo che cosa succede, ma teniamo la situazione in stand-by appunto per poter decidere cosa in base a quello che, diciamo, quello che ci sarà con l'OPEC fondamentalmente. Bene, andiamo a vedere il DAX. Allora, per quanto riguarda il DAX, ultima operazione di ieri abbiamo chiuso a break-even, quindi qua situazione un po', vedete, siamo all'interno di una zona di congestione, qua segnala una serie di zone di rimbalzo, vedete qua, anche questa. Anche questa qua, e niente, pure questa. Ok, qua la trend line resta e niente, però qua si è un po' imprigionato qua dentro, fermo restando che da qua è diciamo iniziato una fase di ripresa del movimento, però io a questo punto bisogna un attimo cambiare anche i colori, vabbè, poi li cambio. Allora, superato, aspettiamo, vedete dove si è fermato qui, questo è importante, qui vedete, qua abbiamo anche un livello di prezzo, questo è importante, questo lo possiamo anche cancellare, idem per questo, dove il prezzo si è appoggiato, possiamo anche cancellare, no, questo qua lo manteniamo. Niente, qua sta un po' congestionato, però se supera questa zona, sopra i 10.000 rientra un'altra volta nella zona long, quindi vediamo anche questo. Ovviamente, come ben sapete, noi aspettiamo sempre l'apertura di ogni giorno e poi decidiamo sul da farsi. Passiamo al Nasdaq. Quindi anche per quanto riguarda il Nasdaq, vedete, anche qua giornata un po' frastornata, H1 fondamentalmente non mi dà,
delle grosse. Tolgo un attimo questo, togliamo un attimo questa trend line. Passiamo, andiamo a vedere proprio il giornaliero fondamentalmente. Il giornaliero dobbiamo andare a vedere su questa zona, eccola qua, dove sono le shadow, se riesce a mantenere. Se si mantiene da qua potrebbe partire di nuovo un altro long. Poi andiamo a vedere il Dow Jones. Allora, per quanto riguarda la situazione sul Dow Jones, vediamo un poco la situazione. Allora, passiamo al giornaliero del Dow Jones. Fondamentalmente la stessa situazione abbiamo visto proprio sul Nasdaq, cioè qua vediamo, vado a segnare una zona di demand, vedete dove sono queste shadow. Se si mantiene questa zona qua sopra potrebbero partire altri long. Vedete, da qua ha rotto questa trend line fondamentalmente, vedete? L'ha rotta. Siamo passati di nuovo in una zona di una zona long, quindi ha rotto anche questa zona di supply, si è appoggiato di nuovo. Da qua potrebbe partire già un long. Vediamo un po', vediamo però, vedete com'è cambiata la view: massimi, minimi, decrescenti, massimi, minimi, crescenti. Qua da questa zona, se la mantiene, già potremmo iniziare ad ipotizzare per qualche eventuale operazione di acquisto già a partire dalla prossima, da lunedì prossimo. Bene, per questo fine settimana è tutto. Io vi ringrazio per la vostra attenzione, per siete sempre numerosi, soprattutto grazie per la vostra partecipazione, quindi in numerosi, molte persone, soprattutto nell'ultima settimana, durante le dirette live. E niente, un buon fine settimana a casa con i vostri cari, con le vostre famiglie, e ci aggiorniamo quindi al primo appuntamento della prossima settimana, che poi chiude il mese di marzo e apre il nuovo mese di aprile. Anzi, a proposito, mi sono dimenticato una cosa: prima di chiudere, andiamo a vedere anche poi il calendario macroeconomico. Beh, scusatemi, il diario di trading. Diario di trading, dove praticamente vedete abbiamo ottime performance questa settimana, soprattutto ieri 3.289 punti, alcune operazioni ancora aperte, quindi ottime performance. Ed anche per quanto riguarda gli indici, abbiamo recuperato il loss, siamo a meno 4,97 per il momento, quindi l'azionario siamo a 2.390, ci siamo fermati perché aspettiamo un attimo che il mercato si stabilizzi. Bene, di nuovo buon fine settimana a tutti e ci vediamo al primo appuntamento, prima diretta live di lunedì alle ore 8:30. Buon fine settimana, ciao a tutti.